Ciao a tutti, come state? Come non state? Tutto ok? Tutto non ok? Sono stato taggato in un video tag. Dovrebbe essere, come si chiamava, i miei youtuber preferiti. Da gli scleri di Maridò. Ho tagliato la barba, non so se avete notato. Ho dovuto tagliarla per il colloquio che ho fatto. Oggi cos'è, venerdì? L'ho fatto martedì. Ovviamente è andato male, quindi va bene lo stesso. Allora, questo è il tag dei miei youtuber preferiti. Allora, c'è da dire che io non ho dei youtuber preferiti. Lo so, il tag si chiama youtuber preferiti, ma io non ho youtuber preferiti. Sono iscritto a qualche canale, ma non seguo assiduamente questa gente a cui sono iscritto. Però, perché diciamo che comunque io sono una persona abbastanza complicata, non me ne vogliono le persone che sono iscritte al mio canale, ma io... È molto raro che una persona faccia un qualcosa che catturi il mio interesse. Non è rarissimo, però diciamo che succede molto molto poco spesso. Allora, la youtuber, ma non penso neanche si possa definire youtuber. Le due youtubers che seguo di più sono due dermatologhe. Allora, una si chiama Enilsa Brown. È una dermatologa che è su YouTube da poco, da qualche mese, però c'ha già 100.000 iscritti. E la seguo, poi seguo la dottoressa Pimple Popper, Sandra Lee mi sembra si chiama, che è un'altra dermatologa. Perché io, sicuramente non si direbbe, però sono abbastanza appassionato di dermatologia. Sono sempre stato appassionato di medicina in generale, e la dermatologia... Diciamo che non sono sempre stato appassionato di questa, tra virgolette, materia, di questo studio, però è una cosa recente, però ho scoperto che mi piace molto la dermatologia. Tra l'altro ho scoperto che le cisti sebacee non sono semplicemente dei cosi così di grasso, ma hanno un sacco che le avvolge. E se non levi il sacco, ho imparato che la ciste continuerà a ricrescere, un ciclo continuo. Difatti sta cretina è la seconda volta che ricresce, perché la prima volta non mi hanno tolto il sacco. Altre persone che seguo sono persone che creano dei beat musicali, detti anche instrumental, perché io scrivo canzoni. Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Scrivo canzoni da quando avevo 12, 13, 14 anni, giù di lì comunque. E seguo persone che creano beat musicali, così che io ci scrivo sopra, perché io non li so creare, quindi uso beat di altri per... Non vendo le mie canzoni, non le pubblico, perché sennò andrei in carcere. Però ci scrivo sopra, le sento e ci scrivo sopra queste basi musicali. Poi seguo Chiarouge perché mi piace la sua storia, mi piace quando a volte spiega, fa dei video riguardo la sua situazione medica, perché Chiarouge è affetta da osteogenesi imperfetta, quindi qualche volta fa dei video riguardanti la sua malattia. Siccome non può ripetersi 100 volte, povera stella, non fa 100 video, ma ne fa qualcuno giusto per dire un po' la sua situazione. Il mio interesse maggiore è il gameplay. Il secondo interesse maggiore è l'ASMR. Allora, il mio interesse maggiore è il gameplay. Io guardo tantissimi video gameplay su YouTube. Io sono una di quelle poche persone che sta ore e ore e ore al giorno a vedere video gameplay. Lo farei anche se andassi a scuola, lo farei anche se lavorassi. Terminato il turno, terminate le lezioni, starei a casa un'ora, due ore a guardare una persona che gioca a un videogioco. Per molti di voi è strano, ma se non sei nerd nel profondo non puoi capire cosa si prova. Specialmente se non hai un quattrino per comprarti i giochi. Poi c'è l'ASMR, che è... L'ASMR sono dei metodi per far rilassare le persone. Variano dal sussurro... O ai suoni, come per esempio delle campanelle, sono delle cose, no? Tipo delle campane tibetane, no? Che tu ci passi intorno e fanno... Così. Oppure, nel mio caso, il rumore dell'aspirapolvere, il rumore del phon, che è un rumore bianco, fa parte dei rumori bianchi,
è un particolare rumore, il rumore del phon che mi rilassa di bestia. Credo derivi da un vecchio aneddoto di quando ero piccolo, perché quando ero piccolo mia mamma, dopo avermi fatto il bagno, mi metteva a bordo vasca con l'accappatoio, mi asciugava i capelli e c'era veramente proprio l'atmosfera. Un'atmosfera calda, un'atmosfera comodissima, una cosa che mi piaceva tanto. Probabilmente il mio cervello ha salvato questa cosa come cosa rilassante, di conseguenza ogni volta che sento il phon io mi rilasso molto. Poi seguo, vabbè, Hilary Duff, non pubblica più, poverina. Utada Hikaru, Penny Lane on the Tube, che è una ragazza che parla di libri, ma io la seguo. Cioè, non è che la seguo, mi sono iscritto al suo canale perché ha una voce abbastanza rilassante, no? Quindi solitamente, scusa Penny, solitamente la uso quando voglio dormire, scusami, scusami. Poi, non seguo tanta gente. YouTubers grossi non ne seguo perché fanno sempre le stesse cose, o parlano di trucco, fanno scherzi, o videogame, o stupidate, comunque non sono spontanei la maggior parte, quindi non è che mi piace molto la cosa. A me piace la spontaneità, anche se sei noioso, anche se sei lento a parlare, sei una palla, mi piace la spontaneità, non mi piacciono le bambolette, ce ne sono troppe e non mi piace. Poi direi basta, veramente i miei interessi sono, cioè i miei interessi sono vasti, ma le persone che sanno catturare l'interesse a me sono pochissime. Veramente, mi dispiace anche dirlo, però è così. Allora, taggare, taggare, taggare. Io taggo. Ma io non taggo nessuno perché solitamente quando taggo qualcuno nessuno fa mai video, quindi chi lo vuole fare lo fare, siete tutti taggati. Comunque, sto preparando una nuova parodia e spero vi piacerà.